In Sardegna l'epidemia ormai segna costantemente contagi a zero. Nelle ultime 24 ore il bollettino dell'unità di crisi regionale ha indicato che non sono registrati nuovi casi di coronavirus. Il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria rimane fermo a 1.356 casi. Ormai il numero di persone guarite cresce in maniera costante e ha toccato quota 1.041 soggetti, 130 le persone decedute, il numero rimasto invariato dall'ultimo aggiornamento. I soggetti attualmente positivi sono 185, di questi due sono in terapia intensiva, 33 ricoverati con sintomi, mentre sono 150 le persone in isolamento domiciliare. In totale nell'isola sono stati eseguiti 57.296 test. Sul territorio dei 1.356 casi positivi, 251 sono stati registrati nella città metropolitana di Cagliari, 97 nel sud Sardegna, 59 a Oristano, 79 a Nuoro, 870 a Sassari. Sabato l'azienda ospedaliera Università di Sassari ha decretato di fatto la fine dell'emergenza Covid-19 con la progressiva dimissione degli ultimi pazienti. Segno che anche nel territorio che ha pagato il prezzo più alto all'emergenza coronavirus, il peggio è passato e si va verso il rientro nella normalità. I numeri indicano che nell'isola l'epidemia è sotto controllo e tale dovrà rimanere anche nel periodo estivo in cui si riapriranno porti e aeroporti. Anche per questo le strutture deputate all'emergenza Covid-19 rimarranno operative anche nei prossimi mesi per fare in modo che in caso di insorgenza di nuovi casi o dello sviluppo di focolai, questi vadano bloccati sul nascere. ATS continua nell'attivazione delle USCA, le unità speciali di continuità assistenziale, che hanno la funzione di occuparsi della gestione domiciliare dei pazienti affetti da coronavirus, che non hanno bisogno di un ricovero ospedaliero, ma anche dei soggetti di cui si sospetti il contagio. Inoltre si dovranno occupare della sorveglianza sanitaria dei pazienti in isolamento domiciliare, di quelli dimessi dai presidi ospedalieri con sintomi lievi. Le USCA sono composte da 4 medici e 3 infermieri, saranno in tutto 32, 4 per ASL e saranno attive 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle ore 20.